Ah, perfetto. Ciao Sergio, buongiorno. Prego, ti do la parola. Ah, bravissimo. Ma non lo Beh, vediamo, comunque, Sergio. vero, stesso non è un problema, non è un gran problema. Ecco, perché volevo capire se eri tu, capito? Scusami. Allora, io anch'io facevo parte del foro ambientalista, io sono molto più vecchio di Musacchio e quindi anch'io potrei fare parecchie citazioni. Una delle, devo dire, una cosa che non, Rifondazione Allora, che aveva vicino tutti gli intellettuali scientifici d'Italia a sparire. Ci sarà qualche problema, no? Non l'ho mai analizzato, però prendo atto. Però non sono intervenuto per questo, volevo semplicemente affermare due o tre cose, anzi due o tre postulati, non mie idee. Uno, che non è che abbiamo molto tempo. Io seguo, sono più immerso, diciamo, nei dibattiti scientifici che in altri. E Musacchio e la Sentinelli sanno chi sono i miei amici referenti e quindi mi possono capire. Parliamo di Tartaglia, parliamo di Tamino, parliamo di Mercalli e via discorrendo. Abbiamo pochi anni. Faccio un esempio: Mercalli ha preso un appartamento, una casa, sta mettendo a posto una casa con le migliori tecnologie a 1650 metri perché ha detto che in 7-8 anni non ha intenzione a Torino di vivere nel clima di Carracci. Quindi le cose devono essere immediate. Allora, i postulati. Non può fare a meno dei combustibili fossili. Quindi qua cominciamo a tirar via subito qualche idea al PD, ecco, tanto per capirci. Perché se c'è un partito, io ho sentito la radosso dei 5 Stelle, sono d'accordo a livello nazionale, devo dire che a livello locale vado molto più d'accordo con i 5 Stelle, essendo nei comitati, di quanto non sia col PD. Il PD comanda ed ha un livello culturale che fa pena. Sono ignoranti come delle bestie, lo dico con molta franchezza. Parlo del sindaco, vice sindaco, amministrazione locale. Uno. Due. L'altro postulato è questo. Bisogna prendere coscienza che ci sono dei limiti fisici. E questo chiude l'argomento. Quindi bisogna cambiare musica. Aggiungo, bisogna cambiare musica perché i limiti fisici riguardano anche l'energia. L'energia è finita. Poi naturalmente quando discuto di queste cose con qualche amministratore del PD, ma non c'è problema, il sole ne ha tanta. No, non ne ha tanta il sole, anzi il sole ne ha tanta, ma noi per sintetizzare abbiamo bisogno di materia e la materia è finita. Quindi bisogna capire, e mi rifaccio al bellissimo intervento della Patrizia, ritornare a cosa, come e per chi produrre. Non si possono produrre cose che non hanno senso. Lo dico perché, per esempio, a Reggio hanno svenduto 36 ettari di terreno agricolo, con tutto ciò che ne consegue, non voglio stare lì a discutere su quello che incide il terreno agricolo sul mantenimento degli ecosistemi, a una fabbrica cino-americana, la guerra ha bloccato un po' il tutto, che farà auto ibride ed elettriche, però da 300.000 euro a 1,5 milioni di euro. Voglio dire, un'amministrazione, non dico intelligente, ma pronto? Sì, prego, Qua prego. è normale, può permettere un lavoro di questo genere? PD, questo è il centro-sinistra emiliano. Quindi, ripeto, questi sono, diciamo, postulati su cui non si deve discutere, bisogna capire che cosa vuol dire. Altra cosa, mi rifaccio al primo intervento di Rifici. La discussione sull'alimentazione, perché la guerra, secondo me, ha messo in evidenza anche una cosa: un paese civile deve andare verso l'autonomia, massima autonomia energetica e alimentare. Questo è evidente, quindi la territorializzazione, via discorrendo. Perché? Perché gli spostamenti implicano energia. Implicano molta energia gli spostamenti e se c'è qualcosa, oltretutto nelle derrate alimentari, implicare energia per 6-7 mila chilometri probabilmente vuol dire anche mettere in alcuni prodotti in discussione la sanità, la salubrità degli alimenti, perché un alimento che contenga l'80-90% d'acqua non può fare 7-8 mila chilometri a meno che tu non lo colga fuori stagione, o meglio, non a maturazione, e che tu distribuisca dei farmaci o della chimica, diciamo, di sintesi per poter mantenere
almeno apparentemente compatta. Quindi tutti i ragionamenti che sono di una ovvietà quasi elementare, direi. Però abbiamo a che fare con gente che certe cose non le capisce. Quindi secondo me abbiamo tutti gli strumenti per cambiare musica. Tutti gli qualcuno di voi ha giustamente diciamo portato esempio l'inserto di Liberazione, l'insostenibile, c'erano degli articoli bellissimi. Io sono stato, la Sentinella di Musacchio lo sanno, un grande amico di Fabrizio Giovenale per mia fortuna, e quindi ho imparato da grandi maestri per certi versi. Bene, voglio dire che non direi che occorra, cioè che occorra cominciare a lavorare, bisogna essere veloci, perché non c'è più tempo, soprattutto per i giovani come te, perché la gente come me si batte per i giovani, non sicuramente quello che è fatto, però bisogna cominciare a velocemente a provare a cambiare musica. Fine.